Ciao ragazzi, sono Marco Nero, oggi sono qua con un nuovo immancabile weekly per fare il punto sulla settimana appena trascorsa e affacciarci a quella che verrà, ormai è diventata la frase topica del video del sabato mattina. Una settimana particolare, intensa, vi racconterò man mano che andremo avanti col weekly. Partiamo col dire che oggi ci sarà il nuovo il meglio di perché la settimana scorsa io ho pubblicato questo primo video con il meglio del canale solamente per levare quello vecchio, fondamentalmente, perché insomma era tipo 2 anni che stava là, quindi abbiamo detto vabbè, facciamo un nuovo meglio di, l'avete chiesto in tanti. È andato talmente bene che adesso ne stiamo preparando altri e vogliamo, diciamo, proporvene una settimana fin quando non avremo esaurito il materiale. E credo che ci vorrà un po', perché andando a guardare il nostro enorme archivio, io ho 3 hard disk pieni di roba, raga. 3 hard disk da 3 tera l'uno, potete... Io ho dovuto cancellare un sacco di roba negli anni perché non bastava, se no lo spazio. C'è una quantità folle di roba e più vado a scavare più ne trovo, per cui stanno venendo fuori delle cose abominevoli. Un po' ve le proporrò anche su Facebook, magari tanto in tanto, qualche piccola cosa singola. Però preparatevi, perché c'è della roba che ha fatto lacrimare noi. E io non rido mai le cose che ho fatto normalmente, ed è difficile che mi faccia divertire qualcosa che ho fatto io. Andando a rivedere certe cose non ho potuto fare a meno di scompisciarmi più di un'occasione, per cui quello di oggi penso che sarà particolarmente gradito un po' a tutti, perché abbiamo dato delle chicche vere. E tra l'altro grazie a tanti di voi che nello scorso il meglio del canale hanno ricordato delle cose che abbiamo poi ritrovato e che vedrete anche in altri video del meglio di. E vi dico, se vi capita di vedere qualcosa di intrigante che vi ha fatto ridere in vecchi video, segnalatemelo, perché almeno a me è più facile magari andarmelo a recuperare. Raga, abbiamo fatto 5.000 video in questi anni, per cui è un po' complicato anche ricordarsi tutto quello che è successo in tutti e 5.000, ma credo che ne varrà la pena, insomma, da questo punto di vista. Poi, allora, passiamo al tema focale. È un periodaccio per YouTube. Allora, YouTube in questo momento sta attraversando quel famoso passaggio al tuteliamo i bambini, quindi adesso ci sarà una mareggiata di sterco a inondarci tutti, perché ci sarà parecchia destabilizzazione, sarà tutto destabilizzato, mettiamola così, ecco, da questo cambiamento. Io mi aspetto che ci siano mille vlog di gente che dirà: oh, adesso come faremo? È finito tutto, YouTube è morto. Sono 3 anni che stiamo avanti con sta diritera, YouTube non è morto, ma il problema è che viene gestito con una scarsa lungimiranza, spesso e volentieri. Quindi si vivono periodi di transizione abbastanza complicati, tipo questo. Ma vi dico, per quanto nelle prossime settimane vedrete crescere come funghi video di gente che vi dirà che non arriva più a fine mese, che i soldi sono finiti, che adesso mi potete donare qualche lira, ecco, sappiate che ogni anno gennaio e febbraio sono 2 mesi orripilanti per quanto riguarda YouTube. Non si guadagna una cippa, quello che una volta ti faceva guadagnare 10 ti fa guadagnare 0,1 in questo bimestre, per cui sono 2 mesi complicati, non lo nego, però fa parte del mestiere, nel senso, ci sono su internet, ma questo riguarda anche i siti web con la pubblicità, così vi racconto anche questa cosa. Nei mesi in cui il commercio è un po' più fiacco e quindi la gente non compra granché, quindi a livello di consumi sono un po' più bassi, le pubblicità sul web vengono pagate pochissimo, cioè gli inserzionisti mancano e di conseguenza i guadagni che derivano dalle pubblicità online sono pochi. YouTube è una piattaforma che si regge esattamente su questo, perché è normale che nel bimestre, gennaio, febbraio e anche marzo, diciamo, i guadagni siano ridotti all'osso. E diciamo che chi fa questo tipo di attività deve essere un pochino lungimirante in questo senso. Ci sono mesi, tipo quelli prenatalizi, in cui si guadagna molto bene, cioè le pubblicità vengono pagate parecchio, quindi ci sono tante inserzioni, è il periodo più florido perché è quello commercialmente più attivo, di mettere un po' via i soldi in vista dei periodi un po' più magri, magrissimi, tipo questo, in cui le cose vanno malissimo. Quindi non lasciatevi abbagliare dalla situazione, che potrebbero prospettarvi in tanti cercando di farvi pena, perché se uno riesce a organizzarsi ci campi a certi livelli, specialmente a livelli molto più alti di quanto può essere il mio. Io posso dirvi, io ringrazio il cielo di essere una persona
che in passato ha vissuto momenti di grande difficoltà lavorativa, per cui non, a me prima che mi fai uscire un euro da casa, ci vuole, io devo stare proprio sull'orlo del morire di fame per spendere un euro. Sono diventato un po' braccino corto negli ultimi anni, quindi diciamo che mi preparo prima a questi momenti apocalittici. In più mettiamoci con la fortuna enorme di avere alcuni abbonati qui su YouTube che mi danno un cuscinetto, tantissimi di voi che mi aiutano con Amazon, insomma, se uno riesce, però non vi nego appunto che è un periodo un po' più complicato, per cui tenete presente che proprio alla luce di questo noi facciamo una cosa ogni anno, cioè per combattere questi periodi un po' più tosti cerchiamo di lavorare un po' di più, diversamente, cioè in questo periodo, tutto sto discorso per arrivare a cosa, vedrete un po' di cambiamenti in questo periodo, perché stiamo riorganizzando i contenuti, stiamo per proporre alcuni format nuovi, stiamo per provare alcune cose alternative, perché proprio alla luce del fatto che adesso facciamo questo a tempo pieno e io ci devo pagare affitto, sono molto sincero, per me è fondamentale cercare di far funzionare le cose al meglio in ogni momento. Per cui in questo periodo, facendo leva sul fatto che le cose non stanno andando granché, cercheremo di vedere, di sperimentare un po', per vedere di rialzare un po' e soprattutto di aumentare un pochino i numeri del canale. Perché diciamo che credo, spero, che arrivati verso i 200.000 iscritti mi potrò forse prendere un paio di giorni di relax nella mia vita, ecco. L'obiettivo è quello, spero di riuscire a portare il progetto a un livello un pochino più alto. Stiamo lavorando per quello, stiamo cercando di strutturare alcune cose in maniera un po' diversa. Magari potreste vedere delle copertine un po' diverse, dei titoli un po' diversi, dei format un po' diversi. Insomma, stiamo lavorando per cambiare un po' le cose e vedere cosa può funzionare di più. Perché vi dico, la cosa peggiore di YouTube non è tanto il discorso dei ricavi dalle pubblicità, perché quello, ripeto, è una cosa che si sa, periodo in cui guadagni di più, uno deve fare, cioè se fai questo tipo di attività devi lavorare sulla media annuale, non puoi lavorare su quello che guadagni mese per mese e ti devi organizzare la vita di conseguenza. Quello che destabilizza è il cambio costante di algoritmi che ti porta a non sapere mai bene dove sbattere la testa. Quando cambia un algoritmo su YouTube cambia completamente il modo di lavorarci sopra e magari quel tipo di format che 6 mesi fa andava bene adesso non va più bene e non sai neanche tu perché. Per cui ogni tot ci si ritrova a dover cambiare un po' quello che si fa nel tentativo di andare incontro a un algoritmo che non conosci. Per cui sperimenteremo in questo senso. Volevo semplicemente avvertirvi che magari noterete magari un video in meno qui e un video in più su Extra Falco, o un video in meno qui e un video in più sulla Casa dei Falchi, insomma. Cercheremo un attimino di distribuire meglio alcune cose nel tentativo di farle rendere meglio. Ecco, questo è un po' il punto, perché mi sono reso conto parlando anche con tanti di voi e con alcuni abbonati, insomma, che uno dei problemi del canale, di cui io purtroppo mi sono sempre un po' convinto che non fosse un problema, è che faccio troppe cose. Nel senso, io ho sempre pensato, alimentato forse anche un po' dall'ansia, la preoccupazione di non farcela, no? In generale, che fare tanto sarebbe stata la chiave per arrivare prima. In realtà mi sto rendendo conto che fare tanto, in maniera quasi ossessiva a volte, sia controproducente. Perché tanti di voi mi hanno detto, ed è una frase che mi ha colpito, pubblichi così tante cose che io non riesco a recuperarle tutte. Cavolo, è vero. Cioè, è una cosa talmente ovvia che avrei dovuto capirla da me. E invece non la capivo, perché no, devo fare. Io sono un po', come posso dire, un po' ossessivo sul lavoro. Nel senso, quando tu attraversi periodi in cui non riesci a lavorare, come a me è capitato qualche anno fa, come ben sapete, quando poi le cose riniziano a carburare un pochino, tendi a farti prendere dall'ansia, del non voglio ritornare a sperimentare quello che sperimentavo prima. Quindi lavori. E questa cosa però mi ha un pochino rovinato, perché magari tanti contenuti hanno avuto poca visibilità perché sommersi da tanti altri contenuti e di conseguenza devo trovare un modo per distribuirli meglio. Fortunatamente adesso abbiamo 3 canali su cui lavorare, per cui cercherò di mettere magari
più cose su Extra Falco, qualcosina in più sulla Casa dei Falchi, limitandoci qui a 3 cose al giorno. Diciamo che il mio progetto, come poi vi dico da anni, sarebbe quello di tornare a 2 video al giorno sul canale principale e magari 2 sul terzo e 2 sul secondo. Però di base adesso rimarremo fissi sui 3 al giorno qui e poi altre cose appunto su Extra Falco e Casa dei Falchi. Questo è un passo della riorganizzazione. Poi insomma vi aggiornerò di settimana in settimana con eventuali cambiamenti di sorta, però volevo appunto introdurvi. So che il weekly è un video un po' particolare in cui magari rompo pure le palle perché racconto dei tecnicismi e dei dettagli che non interessano, però siccome è un appuntamento così per fare il punto, facciamo sto punto. E passando a cose un po' più liete, un po' più normali, un po' più leggerine, in settimana arriverà finalmente Dragon Ball Z Kakarot, gioco su cui faremo, credo, una bella disamina e soprattutto che sarà oggetto di un ritorno di un vecchio format con una veste nuova. Vedrete, tra qualche giorno, insomma, si parlerà parecchio di Dragon Ball in settimana perché insomma è un contenuto che aspettavo da un bel po', per quanto abbia un po' di diffidenza sul progetto, ma spero di sbagliarmi e credo che sarà insomma l'highlight della nostra settimana. È in arrivo un altro Q&A, quindi quello vorrei che diventasse un appuntamento fisso, perché ripeto, in tutti i Q&A mi stupisco di quanto le vostre domande siano funzionali poi a sviluppare dei discorsi piacevolissimi e voglio che diventi una costante, perché parlare fra di noi penso sia la base di quella che poi è stata la costruzione della community splendida e voglio che si possa continuare così a confrontarci ciclicamente su temi che magari sono anche un po' più importanti di quelli che trattiamo banalmente con i videogiochi. Però For Honor sta tornando ad essere un pilastro del canale, voglio vedere se riusciamo a farlo tornare appunto ad essere una colonna portante della nostra programmazione, per cui preparatevi perché settimana arriverà 1/2 video e vediamo come andranno, poi decideremo insomma insieme come muoverci. Stanno per tornare anche dei video particolari con Elisa, a grande richiesta ci avete segnalato di riportare alcuni contenuti di un certo tipo che facevamo un po' di tempo fa, per cui lo faremo. E poi chiudiamo con Twitch, è stata una settimana bella attiva su Twitch, abbiamo fatto Asura's Wrath, che trovate tra l'altro in ripubblicazione su Extra Falco, un gioco che io mi ero perso, ma è una figata pazzesca, tra l'altro penso che lo porteremo avanti, Man of Medan, anche quello ritrovate la live ripubblicata su Extra Falco, quello io l'avevo lasciato un po' appeso all'epoca, dopo lo scopriamo, e forse era meglio così? Se vedete il video su Extra Falco vi accorgerete perché. E poi abbiamo fatto il foot e faremo a breve ovviamente anche il 4 chiacchiere per continuare appunto questo discorso del rimanere in contatto. Io ci tengo tantissimo, so che magari sono cose che non producono grandi views, grandi cose, però per me è importante potermi confrontare con voi regolarmente, cioè qualcosa che a noi ha servito tantissimo negli anni e trovo sia anche piacevole poterci far due chiacchiere banalmente ogni tanto senza star tanto lì a perdere o meglio a fare contenuti un po' distaccati, no? Preferisco una cosa un po' più così e appunto in settimana penso che andremo avanti con parecchie altre cose su Twitch, tra cui probabilmente anche alcune cose di Dragon Ball, sempre per ricollegarmi a quel discorso là. Detto ciò, penso che sia tutto, mi sono pure dilungato più del dovuto credo oggi, però insomma mandavate di fare due chiacchiere, di raccontarvi un po' di retroscena su tutto quello che è il mondo di questa attività, per cui niente raga, io vi mando un abbraccione, vi do appuntamento al prossimo sabato alle 10, il prossimo weekly e buon weekend.